La situazione in cui versa la strada statale 19 delle Calabria al chilometro 46 ad Aulette è al centro del dibattito nel territorio del Tanagro e non solo, con le amministrazioni comunali ed i comitati territoriali che stanno cercando di accelerare gli interventi da attuare sul tratto di strada. Da qualche giorno sulla ex strada statale 19 Ter delle Calabria sono iniziati gli attesi lavori. Un ruolo importante sull'accelerazione dei tempi in quest'ultimo caso lo ha avuto anche il comitato di quartiere Mattina Tufariello di Auletta. Il responsabile Franco Tarateta, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, ricorda che l'ANAS aveva preso dei precisi impegni in occasione dell'ammodernamento del tratto della 3 Sicignano Atena Lucana, che a quanto sembra non sono stati mantenuti. Ascoltiamo quali sono. Sì, buongiorno. Voglio solo precisare che, come è avvenuto per la ex S19 Ter, la dorsale aulettese, l'ANAS aveva preso dei precisi impegni in occasione dei lavori di ammodernamento del tratto sicignano Atena Lucana della 3. Infatti, come riportato nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il capo del compartimento per lo sviluppo del territorio autorizzava l'intervento di ammodernamento del tratto alle norme CNR 80 del primo tronco lotto 4 dal chilometro 46.800 al 53.800. Voglio far notare bene questa cosa, con le prescrizioni e le condizioni contenute nei pareri resi in conferenza dei servizi dai soggetti partecipanti. Quali erano questi impegni? Che l'ANAS si impegnò a migliorare l'uscita di Petina e a rendere adeguata alle norme vigenti la SS19 delle Calabrie, dallo stesso svincolo di Petina fino alle grotte. Ma nulla di questo è stato fatto, così come per la 19 Ter, la ex SS19 Ter, dove sono finalmente in corso i lavori dopo anni di ritardi. Quindi, in conclusione, la cosa importante che bisogna sottolineare è che se i lavori fossero stati eseguiti come da impegni presi dall'ANAS, sicuramente la chiusura della strada, con i relativi gravi disagi che tutti i giorni viviamo da oltre 2 anni, non ci sarebbero stati. Ecco, è una situazione che, come spiegava già lei, si ripercuote soprattutto sulla vita quotidiana dei cittadini, che insomma sono arrivati un po' all'esasperazione ora di questi continui rimandi oppure insomma di promesse non mantenute. Lei, che vive il territorio, ne è un chiaro testimone, essendo anche poi a capo di un comitato di quartiere. Sicuramente, ma l'assenza di un percorso alternativo diciamo complica fortemente la situazione gravissima. Infatti, l'ANAS si era impegnata anche su questo, ad individuare e a rendere percorribile un percorso alternativo subito dopo la frana, che non ha mai realizzato.